L'ente camerale vibonese diventa sede dell'Universitas Mercantorum Università Telematica del Sistema Camerale Italiano e già il 21 novembre prossimo si terrà al Valentianum la prima seduta di esami per l'anno accademico 2019-2020. Tutto questo grazie al protocollo d'intesa sottoscritto tra il Presidente della Camera di Commercio Sebastiano Caffo e il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Universitas Mercantorum Danilo Iervolino. Abbiamo promosso questa iniziativa, già ci lavoravamo da diversi mesi e siamo sicuri che questo è un ulteriore incentivo per la provincia di Vibo Valentia per creare nuove opportunità di formazione, ma anche per il lavoro dei giovani che devono essere sempre più formati per potersi inserire nel nostro contesto. E oggi presenteremo l'università che si è anche rinnovata con dei corsi di laurea nuovi e molto attinenti a quello che è lo sviluppo del nostro territorio. Infatti si parlerà sia di enogastronomia ma anche di turismo, oltre che le classiche facoltà di economia e così via, insomma, o anche altre facoltà innovative come quella che è stata ideata per la model design. Che le attività produttive per svilupparsi hanno bisogno di basse tasse, hanno bisogno di ottimi servizi, hanno bisogno di un'attenzione, di un contesto ben organizzato, ma hanno bisogno anche e soprattutto di persone ben preparate, ben istruite, ben formate. E questa è la scommessa del Paese, perché finora non c'è stata questa attenzione.